morisse bene, veramente, non mi facessi sfuria la gente, non mi tagliassi i vizi la pagliette, non mi mettessi la croce in da giacchette, si morisse bene, mia luce, non mi rompisse con le camicie. Vieni, ti aspetto senza vino. Tua affezionatissima comare Concetta Paola. Vieni, ti aspetto. E come la secca? E come ce va? Lì va, prossima asciuta, aggiunta fra 8 giorni. E che ci ringrazio io, che lei ha così arraggioso. E ogni momento mi chiama, ogni momento ci manco a posto. Mannaggia a chi di giorno che mi facette camarella. Ma mo che viene Carluccio mi ha. Ma tu non hai una scusa qualsiasi. Io oggi assolutamente c'è a mangiare a ma... So cose che succede su a me. E come faccio, ma che figura faccio? Oh, sei pazzo? Carlo, ma che è stato? Sì, è che era così. Ah, bacio palazzo, oggi tu vado a sta lettera, la società dei camerieri si riunisce oggi alle 15 in assemblea generale e mi hanno chiamato urgentemente. Leggi le date scritte, ma lo faccio leggere, sì, siete casini. È pregato vivamente il socio fondatore, signor Carlo Fasolillo, di intervenire oggi alle 15 alla sede della società per l'elezione di un portabandiera e del presidente. E come fai? E 15? Oh, io so che è 15. E 12, e 13, e 14, e 15, so che è 3. E 3? Io sei 3, quando il padrone se non è trattato. E che è sta combinazione? Io la ricetta ce la so lì, ma non posso certamente mancare, che figura faccio? Così è pazzo, io sono un socio fondatore, ho diritto al voto. Hai capito? E poi, come si dice, io tengo sempre la possibilità, ma poi sta stato morto a dire. E va a dire, non ci siamo, ma quasi tanto il presidente. Il presidente! E poi? Mi sa che hai saputo che forse vuole fa a me presidente. Ma se non va al presidente, stai pure, ci vedi tutte le speranze. Che combinazione, tu riaggiunto sta lettera, ma non mi vedi. Che ci tu faccio, non ci sta stamattina, qua. Cara Commarella, siccome oggi mio marito dà un pranzo in occasione del battesimo di nostro figlio Ricuccio, ti preghiamo di venire a mangiare con noi e così stare un po' allegramente. Vieni, ti aspetto senza vino, non ti preoccupare, tua affezionatissima comare Concetta Paparella. Capisci? Chi lo marito è tuo? O sa che pranzo va a preparare? E come ci va? Se non ci mangio, che ne si fanno via poco, giustamente. Tu lo sai il beneficio che le hanno fatto con noi. Se non erano perché le 300 si erano passate, come ci siamo sposati? Ma guarda, con tutte combinazioni. Dimmi una cosa, bravo, ma lo potevi invitare pure a me, Capisci? Ero sotto in testa che arrivava il tutto. E poi, dopo si non ci veniva, che tu ti spiacevo quando sapevi a tosse. Ah, questo è certo, noi scherziamo. Che siamo gelosi, non vogliamo bene. Ma quando mai? Ti ringrazio Cile che ci trovate la moglie di pensi come a me. Mai, mai gelosia. E che resta gelosia? Chiama fa come a te la parte della padrona qui. A gelosia sa stare su qua. Ma una a testa e chi povero rom, non si può muovere, non può fare passare a calà, così va. E ogni giorno la piccia, è sempre all'ora di pranzo. La roba che sarebbe fatta una bella appiccicata, la roba che sta dritto, non può fare male parole, la vicinza, il mio piano, è stato un felice là, e invece lo guadamo di sta signora, se va a comprare qui sta al terzo piano, e torna la sera tardi, riunio come a due cani. E noi ci mangiamo tutto, la faccia loro. Meglio, visto che facevi? Non c'è grande di te, e tu mi hanno rotto i 10 mesi, così, e famiglia, mamma mia. Ma, prima una cosa, dove sei piccolo? Che ne faccio? Hanno asciutto prima e mezz'ora, hanno detto che tenevano gli affari spesi da me, però stavano in pace stamattina, sì. Tu la sai la pace? Intanto, io che scusa trovo, non fa bambini poco, che scusa trovo, io non so. E che si conta con Maramè? Come stiamo qua? Allora, allora.
sì, ma oggi a cominciare non guidare, io sono quello e me ne vado. Certamente, però non pedisci, però mi raccomando. Teresina! Però mi raccomando, tu tanta fatica che mi hai fatto. Sì, ma dici, so, se no come faccio? Teresina, ma se non sapendo che anche lo stivo? Sai che caso, signori? E te la ci metti tanta volta, tu a sta fuori la sala, hai capito? E poi, non quando c'è giù che lo metto ancora, perché se no stamattina sono numero. Sì, pito sto pacco e non te ne dà, cammina. È stupido. E a te, animale. Sì, ma non ho buttato tutto cosa, andiamo a casa romba. Voglio rompere tutte cose, voglio scassare tutto, non me lo porto mai, hai capito? Voglio scassare tutto. E poi tu vai in cucina e prepara a mangiare. Soltanto per mio marito, però, perché io non tengo appetito. Non voglio mangiare né oggi né di mano né dopo di mano fino al mese che trasa. Ma voglio fare secca secca, più secca che quello che non sono. Così il mio signor marito sarà libero di fare quello che lo pare e piace. Issa, che sta pure a mia, ma io no, mi faccio secca secca, ma raggio momentaneamente, ma non moro, non moro. Signori, ma perché vuol dire sempre collo ne vuole io? Perché mi ha sposato un assassino, non birbando, non che mi ha pigliato mi interessa, non pago! Questa cosa non ti permetto di dirla, perché non intendo fare tutte figure davanti alla gente. Io l'ho sposato per amore, non per interesse, è tutto quanto sangue. E poi non ero un disperato qualunque. Mio padre mi è rimasto 1600 litri di rendita al mese. E dammi da, ma si mangiate che ballerine, che stazzulegna, che modiste. Ah, io faccio tutto cosa, saccio. E sono caduto, che c'è, ogni giorno fare due scappatelle. Poi mi attaccavo a posto, perché fai la vita da lui. Tutto l'uomo lo si capisce, ma voi no, voi siete sempre lo stesso e io non ci posso passare, che sei certo, che sei certo? Ehi man, ehi man, non lo posso sapere. Calmatevi su, calmatevi. Ma che calmare e calmare, chi stai nuvelendo con Dio, lo so, tutti i giorni. E che voglio morire? E che marito mi chiede, scemo a me. I veri sono andati a fare una vita tranquilla, e invece sto grido di andare all'inferno. Non posso sì, non posso portare nessuna parte. Ogni tanto mi mangia un messaggio, lo faccio una volta. E perché? Non l'hanno fatto sempre questo, eh? Non l'hanno fatto sempre che mi ha detto. Ma se io me l'adoro, sai che succede? Che io te la cerco! Guardate che ti sciacco! E dire che è figlio di una gran signora. E poi mi fa fare queste figure. Noi stamattina si mi... Tu stamattina si mi scende qua di qua. Hai venuto capo da me? Ah, da me? Sai che marito? E ti senti, vieni tu, voglio fare poche sposucce. Io non c'è. E se mi è arrivato là, un secondo canale, venite a mandare. Ah, ci capisco, ci capisco. Stai una figliola là. Ma non te la so! Però te ne hai scelto in modo gentile. Talmente gentile che la donna è cominciata a fare. Signore, cosa possa servire? Aveva conosciuto stata la sua immagine. No signore. Ah, lui si deve pure a me. Non posso credere, la parita si va a fare. Non la conosce. Non la conosce. Si deve pure a me che si umbia, sta guaglione. Sai che ha fatto. Andiamo a dire. Non la conosceva. Io, se tu Issa, stava annanza, e che era tutto che faceva a Bellino. E se a me non mi aveva vista. E allora, io, ma ci ho dovuto supportare che la bella scelta. E vedo che stava a fare. No, 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 no. Assolutamente. Se sono su posizione che fa, credendo che stava a rete, io si credeva che stava solo. E che sta facendo? Facimmi su posizione a facimmi il castello in aria. Che lì là è il figliolo, ne ha supporto gentile, perché è così forte. E poi che c'è? Conoscere o non conoscere una persona non è la stessa cosa. Uè, no. Tu sai che hanno fatto questo? Ma che hanno fatto? Ma che da chi forte? Ma sbatti, ma che per andare in specchio, non sbatti come non si arruga. Poi ha cominciato a dire, e chiamoci Nacca, che non è cosa, voglio da amici, io che figura di merda che hai fatto. Io? Ha fatto tu la brutta figura, amici io. Ma sì, mi è calmato, come si dice, questi sono schizzi d'amore. Ma poi schizzi e schizzi, questi sono grandi. Che ci pensato? Oh, ma che sto lecitando poco, ragazzi, tu sei mangiato poco più a mezzo, ah, direi tu.
E poi una scita, viene a fare una bella camminata e tornate stasera alla P10. Ma tu c'è una mano, una roba messa a notte, Carlo. Che vuoi fare? L'ultima gente qui. Mi faccio chiedere che volessi. Io per me non tengo appetito. Io non voglio mangiare, mangia solo lui. Io non ci penso proprio. E poi, quando vuoi sapere, io mangio tutto, non mi sono proprio scucciato, non ce la faccio più, non ce la faccio. Ma babbo, non ci dici quante cerimonie, che la possa stare. Poi mangio di più, arrivo lui. Poi ne esce lì, e ti dà una bella camminata fino a stasera, stato in esalia. Almeno mi sa che lo fanno qua. E secondo te, sono tutti arrivati nei salici? No, cielo mio, fanno mia ambra, sa che se no che fine faccio, che figura faccio, fa società. Vabbè, permettete, non mi allontano, vado a scuola dopo pranzo, aspetta che si manda spazio, hanno tutta questa ridda, va. Ogni giorno, ma già faccio questa maniera, ogni giorno mangiamo da questo veleno, io non ce la faccio più, io mangio, ha già due un sistema per mangiare in questa casa. Ma ci vuole arrivarci senza niente. Ah, ma raggio senza niente. Sì, tu che mi fai arrangiare, perché non mi chiamo bene alla mughiera. Non fa quello che fai tu. E che faccio, povero uomo, che faccio? Dimmi. Io già scrivo la cosa. Che il poco voto che esco tu sei a Roma. Manca a fare un uomo qualche affare. E quando mi arrangio, ha cominciato a tremare già mi sei grosso. E voi sapete perché? Perché la casa non trova una mughiera. Trova un giudice istruttore. Ma va. Ma fisso. Sattinti in mosse che faccio con luce, a te sattinti in risposte che faccio, mi pesa in parole che ringa, se mi faccio anni, se mi faccio russo, ecco, è vita che si casa fa. E quando uno non ha fatto vita, perché ha cominciato a tramare mezza allegrata? L'uomo innocente non ha paura della giustizia. Ed è qui che mi sbaglia, perché spesso è buono dire all'uomo innocente che non va mia prima. Viene, stammo a sentire. Non facendo ridere la gente, non potessero stare in santa pace, potessero stare in pace e lancio. Tu ti credi che quando vai in coppia te la moriste, che non ti compiatisci. E tu ci vai uno di uno e morti di fame, chiudi un po', penso fa una pancia tanto, stanno creati. E io quando vado in coppia da un pugizzino, sai che precetto lo vedi? Che ha spizzo, lasciato, spartito. Eppure a me donna Luisella mi dice sempre che stai. Perché la gente che se vanno trovando, perché noi siamo qui con tanto piacere, manca un anno, e quindi sono un po' che invidia come ne è bene. Stanno a stare con me, vi dico l'esempio, le mamme delle padre, prendono 4 anni di matrimonio, mai una figlia, mai una discussione, sempre in perfetta fede. E tu potresti mettere con papà e mamma? Kelly, sono due santi e a te non ti vedono proprio, io con te non ce la faccio più, non ce la faccio più, hai capito? Ma Kelly, mamma, non tengo carattere che tieni tu, tu fammi una coppa a bascia che vuoi rompere, tu mi metti che spallo muro, di me. Che spallo muro? No, sei tu che mi metti che spallo muro, perché tu, io, sono sicura che tu fai morire prima o poi, perché io non ce la faccio più a te sopportare, non ce la faccio più. E nessuna maniera, tu dicetto che quando ci siamo prima quando facevamo amore, e io tu dicetto, fuori, vada bene, vieni non mi tradì, perché io sia pure qualche cosa, ti faccio passare guai, e guai, ti faccio ma passare. Ma chi ti vuoi tradire? Ma chi ti pensi? Allora io non penso a te. E me che ti pensa a me? Tu so che il poco volte che esco a Roma, ma che a busto, se posso fare qualche affare. Se vuoi ascoltare conmigo, vai sempre in una borsa. Che non lascia stare certe bambinine che la spesa. E poi, io non sia il mio nome che fa la parte di Papo Bianco a Toledo. Te posso portare conmigo in due salone. E che figura ci fai? Niente, stiamo sempre a me. Lasciamo aperto, finisci con questa gelosia. Fate una passa 1500 e mi rompo un mese, in Renzo. E potessi stare in Santa Pace. E poi, Zucchella, la gatta. Solo perché quando la piava in braccio, la carrozzò, tu ricevi che una giubba in mezzo che a te. E 5 sere fa, ci potete aspettare fuori da lì. Povera bestia! E poi le dispiace. E vedete che faceva? Quando la pigliava, si affrembi, la sbattette in terra, avrete un scippo che cancò. E fammi vedere, fammi vedere. Poi il cancò si sta seccando, ma veramente hai atto che facendo sto scivolo! E poi si è venuto qua! E chi me l'aveva fatto? Ma non ha non ci ho servito che stavo conmigo che è la fede! Ah vabbè, però mi dispiace, povera bestia! E mo le dispiace?
Tabù, non fa niente, poi che hai fatto, caga? Che è successo? Ma non ha cominciato a essere geloso di chi ha sagato come mia bella. Vieni qua, fai nimbro e dammi una braccia. E che la figliola che stava in coppa del nero, tu la conoscivo? Te lo giuro, non la conosco. Ah, e me lo giuri? Sì, sì, la vabbè, allora ti credo, però che qua me, io sono geloso assai, io dubito sempre. Ma tu non devi dubitare di me, perché io voglio bene solo a te. Oh, pure mio. Ma voi vedete un po' la combinazione, voi purtroppo ci cade sempre, ma c'è un'altra mattina a sera, voi arrivo io qua, lo trovo abbracciato. E ti dispiace? Ma no, anzi, a me mi fa molto piacere, io volessi che voi stessi sempre così, però comunque per combinazione agitasi sempre con una cannella a mano. Mia cara sorella. Adesso mamma. Mia cara cognato. Vi dovete scusare, sono andato in un momento poco opportuno, io perché ne sapevo. E allora, che notizie mi porta? Si riuscirà da sapere? Ah, sa? Ma tu non c'è niente. Mi sono stato bocciato! E per la terza volta! Guarda, questa volta che è successo! Non si capiva niente da notte! Quando il catedratico mi ha chiesto che cos'è l'idropisia? Io ci ho già risposto, è quella cosa che viene ai cani d'està! Non dormi gallo, che sisc! Mi hanno cacciato fuori, ho fatto una figura infelice! Allora, ho da bene che papà si è andato così e fa studiare! Chi se ne c'è più, ci credo ancora, non mi hanno ancora amusato! Qui sa che l'esame non l'ho fatto ancora! Un povero papà! Ma che l'esame qua? E a quanto tempo ci manca a Napoli? Stiamo a studiare, quanto tempo a fare un ebit? Io ogni 15 giorni vado a trovare, ma si vede come stanno belle, ma parlo di piccione, sempre ciu tutte e tre azie. L'ultima volta che ci ha giunto mi hanno fatto un grande cicassato. Che carne, che vino che c'è sta qui in ufoggio! E che la perciò non si vuole muovere più anni? E chi ci fa fa? Che è una calla casa, che è la massareccia, che è una calla. La passione è, io ci metto la fossa, ma la settimana passata ci cattate un po' che rende, cioè un punto di consiglio, voglio richiestimi che ha fatto. Sì, 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 ti guardo non riesco a fare. Ti non mi preoccupare, ti scusa, non ci potevi andare quando siamo usciti noi due? Ma tu non sei una commenta, la data rimane in piesa, la strada è da buttare in tavolo. Ah no, nella borsa non è proprio cosa, non è una cosa da donne, è una cosa da uomini. Nenè, un attimo già, fai soldi su un po' di su. Luigi, tieni un po' che come lì. Lui 4 ore, 20 minuti a sotto. Via. Chi sta cacca appuntamento da diva? Né chi sta forza ma l'ombroglia? Sorella mia cara, come so più bene che siamo rimasto su di te. Perché ti devo parlare di un affare importante, una cosa personale che mi preme assai. Una cosa personale tuya? E chi si tratta? Si tratta del mio prossimo matrimonio. E che fate in zoom? Tutto in zoom? Non ci capite, che c'è sta a ridere, non sono, mi insoro, e che ti non so come. Ma di Dio, non mi corre, a lei che passa niente, volume, non sono, povera disgraziata che ci ha chiamato. Mi insoro, questa volta ci sono capitato, sarà stato il fieto, il fato, comunque, non sono, mi insoro, dopo la mia parola. E chi è sta povera disgraziata? Però tu a Napoli scegli, ti benverai indietro sto fatto. Tu si venisse che guaglione che è, che bellezza, ma che carne, che bussina, te ne c'è secca. È bella come una rosa. Ma la nave è la terra. What the fun! Che è figlio di un piccolo negoziante di porci. Sono da Casoli. Ah, sui Casoli! Sì. Figlia unica, tuo padre deve un sacco di Renato, un Peppino Scorza. Voi conoscete tutti quanti a Casoli, avrei. Comunque, stanno buona a Renato. E io mi voglio sposare. Si chiama Serafina. Ma io non ci ha cambiato subito. Si chiama Fifi. Bene. Chi l'ha chiamato? Quando si chiama? Ma perché posso ragazzi? Ma io sono di Casoli. Sì, di Casoli, mio padre è un ricco negoziante di Casoli.
ma tu avrai come hai conosciuto? E com'è che hai conosciuto? Per un culo cazzo! Io stavo camminando, era una volta di 10:30 la sera. Stavo camminando con tu letto e stavo fumando la solita sigaretta. E stavo pensando a quella cancre non ci amo dista. Che roba tanta promessa e dopo tanto giuramento me l'ha passata, me l'ha dito una. Certo giunto. Che dici? Goppo marciapiede a sinistra, stavo a giorno da lui. Correva che in mano ai salati e piangeva. Tatil, li voglio a Tatil! Hanno sta Tatil! E chi era Tatil? Tatil, una volta, mo chiamo papà. Tatil, li voglio a Tatil, li voglio a Tatil! Certo, certo, fammi vedere che sta succedendo. Che sta facendo? Signorina, che cosa è successo? Li voglio a Tatil, la c'è pezza a Tatil! Scusami, signorina, ma vai, pezzo. Facendo a me. Ma c'è da via benedizione, quando sono piaciuto fuori non ne ho trovato più, un parano di mamma, un parano di mamma! Certo, signori, ma decine, ma almeno sta chiesa qual è? Mi ci accompagno io. Ora me ne non saccio, è una chiesa grande, grande, mi è una strada longa, longa, ed è tutti gli nella più una. Ah, oggi capito, questa è la chiesa di San Francesco di Paolo dopo i papà. È giusto. Per i nomi, a mia papà, e mi ha buttato alla coppa. Allora vai a San Francesco di Paolo dopo i palazzi. Appena arrivai là, da signore, non è chiesto, non è chiesto! Ti voglio attadire, ti voglio attadire! Signori, ascoltate un momento, spiegatelo meglio. Era una chiesa grande, grande, che poi non si aiuta appeso appeso, e a tutti ci stavano tanto grande! Hai capito? Che sta a destra, la chiesa, la parola in laggio! Vieni con me! Ah, via la mano! E qui è purtroppo la chiesa, la parola in laggio! Io non vedo lì, stavo stanco, stavo muretto. Che lo vuoi no. Ma fu una bella camminata, mi sembra che fino a dopo Santa Maria degli Angeli. Ma io non sapevo niente, io vedevo che la mamma mi pensava che avulava. Arrivai da là. La signora, non è chiesto, non è chiesto. Signorina, facetemi una cosa. Prima ero stato a casa, ma accompagna a casa. No, noi non si becca, noi si becca a Saria. Eccomi, che scusa, perché si venuto a fare a no? Niente, in Tanganatica si è fatto male, che avevo un altro AS. E scusate, ma stanotte a Zaito rinuncio? E per il mondo in coppa una Lucanda. E per rinunciare la Lucanda come si chiama? Non mi ricordo come si chiama, per una Lucanda grande a grande. Che sono una strada lunga. E a tu c'hai la tua. La Lucanda grande a grande, che sono una strada lunga lunga. All'undici e mezza sera. Senti signori, facciamo una cosa. Venite con me. Io porto da padrone di casa mia, vi faccio dare una bella stanza, voi dormite là, quando è di mano mattina, io vi accompagno del vostro padre. Tu non l'avessi mai detto. No signor! No signor! Io non posso non mi porre a casa, ma vado a girare lì! La crisi è io appena avrei, immediatamente, c'è ti, ha già fatto guai. E che facesse, che facesse? Ah, vieni là, c'è lui là. Lo guardai attorno, l'unico negozio che stava pieno, il Nazarallà, che le capelli in modo venuto. Principale, cortesì, facete ma se sta stavaglio, non si è sentito buono, è perso qua. Prendi, assettare, senti, mo faccio la mente fanno piacere, gli agenti della farmacia, la gente vanno via, facete a stare un momento qua. Troppo preoccupato, poppe chi, gli altri. E mi mette a correre, e correvo. A un certo punto, mi trovai vicino alla farmacia che è l'ascesa del museo. Che bello! Tu vieni, assaltato a terra, che male esatto, che ti andiamo a dire. Mamma nera! Oh, e ci pensa la figlia mia! Con Peppino Scozzi in persona! Vieta così, tu come vieni, vieta così. Oh, ferrai il mare. Scusami, mi chiamate con Peppino Scozzi? Signore! E dovete dire la figlia che si chiama Serafina! Signore! E stasera la mia pensa! Signore! E non mi preoccupate, perché l'ha già trovata! Ha tenuto! Cacciatelo! Ma che siate! Arrivai là! I piatti! Ci andiamo pure a Zarallà! La gioia, pace, abbraccio, la figlia se va a padre, un padre se va a la figlia, oh la figlia se va a me, la metta va a savurata, la là!
sposato, già mi era nuovo, certo giovinotto. Voi per quello che mi avete fatto, chiedetemi qualsiasi cosa. Certo, va bene, non vi preoccupate. Mi butto a mangiare, aspetta, ma quasi finito, ero a mezzanotte. Poi tu poi hai allumato. Quando la mattina ci ha girato la volta, abbiamo fatto colazione anzina, abbiamo cominciato a scambiare qualche parola, e detto, va a mangiare. E finalmente ci ha chiesto se Mauro mi fa sposare. Da chi lo subito ricetto, giovinotto, io acconsento, però mi rendo conto che la famiglia vostra è una famiglia tranquilla. La famiglia tranquilla ha dovuto stare per il decreto adesso e tutto quanto stanno in pace e armonia. E allora che fa? Ha buttato per mamma e papà a foggio? Niente ancora, io oggi qui non sto a mangiare, ho coppia in giardini qui. Parti poi tutto a capo, ti presenta a te e quando ti manca, magari non vuoi da sfoggere con te e faccio la sua mamma. Quella volta che vuoi far buttare a conoscere a me e a marito, ma è stata a praticare, così passiamo una giornata insieme allegramente. Non so, a me non so se piacere assai. Ma ci fa così. Ma ci fa così, a me non passa niente. E poi, dimmi da cosa, ma papà è sabato sti fatti? Ah, sì, papà, stavo tutto così. E un sabato che era capone in casoglio? Sì, c'ha agito, e sa che mi ha risposto. Cannuccio, Teresina! Sai che mi ha risposto? Non fa niente! Basta il cateno di sorte che non torna a guaglione, sta tutto a posto! Ah, hai capito! Cannu, prepara la tavola, pari tre persone, prepara a mangiare, e pure tu, metti a tavola di tre posto, va bene? Di tre persone! Vabbè! Non voglio ancora più bene! No, ma figurati, poverino! Grazie, veramente belli, è stata una bella cosa! E per questo? Fammi così! Favorite, Don Michele! Cara signora! Che bella! Amica tua! Ehi, Luigi, tu stai qua! Servo! Bene, da quanto tempo ci mancate a Foggio? Sono a Napoli, sono quasi rimise. Ma si capisce, ma tu lo sai, quello mio marito non si vuole mai muovere a Foggio. Ma io non è che non mi voglio muovere, non mi posso muovere. Io poi là c'ho tutto, c'ho i clienti, c'ho lo studio. Quando poi non posso, vengo io solo qui a Napoli, ma così per affari. Eh sì, poi a me mi porta a Napoli proprio quando non te ne ha che fare. Ma che peccato, la figliola così bella, se fosse mogliere a me sempre a Priestra, non portassi. Luigino, non può farmella. Io ho ferito tuo marito, non ci sta? No, non ci sta. E asciutto per un quarto d'ora fight, che sono potuto tornare, e in un momento a bozza e veniva, ma ho di te tornare, almeno come i tisti. Ma io non mi muovo di qua se non l'ho prima salutato. E poi gli devo dire delle cose, di Don Raffaele, papà Buste. Si capisce, non ti preoccupare. Ma poi volevo sapere una cosa, papà e mamma come stanno? Quanto tempo non li ferite? L'altro giorno ci invitarono a pranzo, siamo stati là con loro, ma se li vedete stanno una bellezza. Don Raffaele specialmente si è fatto che non se lo voglio. Ma si capisce, quello sono due persone sole. Non capiscono mai, se vogliono bene, non si pigliano mai colore. È naturale che hanno sta buona. Sì, quella la mattina se ne vanno a acquare i fiori che c'hanno fuori al giardino. Un pomeriggio si fanno una bella passeggiata in da carrozzi, la sera si fanno la partitella a carte. Ah, la sera giocano? Sì, fanno lo scopone insieme a un amico mio, un mio collega Antonino e la simpatica Lauretta. Lauretta? E chi è sta Lauretta? Non la conoscete? No, non la conosco. Come una cantante del San Carlo, una vedova, vedova di un ricco negoziante genovese e un marito alla sua bella carica. Come dice che l'aria di Foggia le fa bene, si è fittato un quartino di proprietà di vostro padre in tutto questo stato. Ma se la vedete, te ne certo, che fanno rimanere incantato. Ehi, è solo lui, è a voce. Non ne parliamo, te ne certo, di niente che voglio pittare. Ui, tu come dici, mi fai pensare chissà che. Ma, questo mai, io non ho ancora mai tradito mia moglie. Ne, carne, è overa. Ehi, che ne sa? Signori, scusate, io me ne devo scappare perché io ho già piato Don Peppino e a suo figlio un momento da baciare. E chi è Don Peppino? Il padre della mia futura sposa. Perché ti sposi? Sì. È bravo! Volevo conoscere la sposella. Guardate, se aspettate 10 minuti qua, io porto qua e accussiamoli.
la faccio vedere una cosa nuova, una bellezza rara. Tanto che è bella! Bella, volta che l'ho trovata, facendo una cosa, pulita di mani a pranzo, Mamma, che dici? E che devo dire? Quando si tratta di stare in compagnia di Ninetta, accetto! E allora accettiamo, grazie tante! Va bene, io volevo essere trovato zio, quello che sta malato, povero! No, me l'avevo dimenticato, faccio una cosa, prendo una carrozzella, letto, vado e vengo, va bene? Sì, dici bene, vai per presto, prendi la carrozzella! Vado! Venite presto! No, non mi dare! Luigi, te lo senti? Ah, sì, vengo qui! Oggi mi faccio rimanere a bocca aperta! Una bellezza là! Tanto che è bello! Andiamoci, andiamo! È un bravo poesino! Ma ho visto come fa un giovane pazzo, fa così pazzo perché sta prova a finire che quando sa sposa ne trova nata. No, è perché è probabile pure che le va bene e le fa una buona compagnia. No, tutti gli uomini hanno tradito e mogliere e tutti i mariti tradiscono, sta sicuro? Prima ah, Ninè, ma parla l'esagerazione, tutti i mariti proprio no, ci stanno pure quelle che non lo fanno. Marito, per esempio? Marito, ma sì, ti posso assicurare che Michele non avrebbe mai coraggio in tradì. Né, Carmen, tu mi fai proprio compassione. Perché? Tu tieni troppa fiducia a marito. Ma perché tu sei troppo sessista? Ma parla. No, io non faccio niente. Ma rimane una cosa, quando marito esce, tu non la dimandi, tu non ci vai mai a prisa essa. No, e che già fa se la prisa? E tu non la dimandi mai a dove? No, mai. E poi quando essa torna, tu la dimani alla vera? Sì, ma essa va a riprendere il suo, io al tribunale, insomma, se va a fare fatta sua. E tu non sei sicuro che tieni a poco? No, ma me ne immagino. Ah, vabbè, allora ti nascondo nelle immagini, va bene. Ma tu che vuoi? A me come posso sapere chi la dov'ha? E ci stanno tanta mezza, tanta maniera per la tua. E quando torna, tu, per esempio, quando torna a casa, tu la dimani alla vera? No, mai. E che fai? Che fai? Niente. Allora, se sta sudato, lo faccio cambiare. Se mi riesce qualche cosa, o sto un cassendolo. Se non mi riesce niente, è segno che non mi aderisce niente. Se stiamo a tavola e mangiamo. E tu il leggi il detto che sta dicendo? No, questo mai. Questo che io arrivo a collera. E tu vai a fare inutile tutta la scrivania, in la sacchetta, la giacchetta, nel sacco di tuo portafoglio? No, mai! Allora si capisce che non può pure niente e chi ne fai fatto suo e tu continua a mugliare. Ninetta, io non me ne incarico di queste cose perché io voglio bene a mio marito e queste cose io non ne penso affatto. Ma che c'entra? Pure io voglio bene al marito, ma lo so che sembra quello, le pago sempre a festa e poi quando torna voglio sapere bene e quando va esce voglio sapere. Povero disgraziato. Ah, Dio, ma che faccio? C'era tutti i lettere che Issa diceva e senza che Issa se ne accorga. Come fai? Ah, è semplicissimo. Con fumi d'acqua bollente in due minuti a busta è aperta e te la giamba da pure a te. E non hai scoperto qualche tuo compromettente? Mai. E dunque? Perché chi le ha astuto se ne addono che io i vado tu anda e allora sa che fa? Io ci vado pure a presto, comandici la carrozzella alzata e chi le si fa manna fermo posta, hai capito? E ne hai mai visto i del cocco femmina? Mai, chi le è fine, quando se ne addono che io la vado a presto, chi lui urna se ne vado di fatto suo? Io sono capace a notte e non dormo in sta scetata, chissà chi il suono potesse riuscire qualche parola, potesse a nome non unica cosa. E nonostante tutto quello che faccio, il assassino mi tradisce, oh ne sono certa! Ninetta, ma tu non ne hai mai avuto nessuna prova! Fino a mo, ma la già vè, tanto che ha già fatto la già vè. E poi io, qua perché quando esce un amico, subito si veste e sta privare. Invece, quando esce tutto, sta un'ora e mezza vicino alla tuletta. E poi vado a la camisa stirata o fazzoletto tutto. Perché?
combinazioni, Ninetta, combinazioni che si danno. No, no, tu che ti danno sta così, ma io non sono scemo come a te, Ninetta. Ninetta, tu che è una brutta malattia, a gelosia si fa fare cose che non ci stanno, ti rende infelice, tu vuoi solo un poco più quieta, a essere più sciolta. Ma essere sciolta, avessi dato il mio carattere tuo. Figlioli, a faccio sta una carrozzella con marito posto. Ah sì, Ninè, oh, vado, mi raccomando, oggi ti ha già passato proprio il buon umore, ti ha già passato una giornata proprio in allegria. E vabbè, torna presto, però mi raccomando, non mi guardare. Ma vado. Gallo! Sienta, privato di casa per 5 persone e di altre sindaca mi testa a tavola di 2 posto. No, di 2 posto? Va bene, va bene. Chi lo birbante hate che aveva un documento a bozza e tornava. Sono passato 4 ore, chi se lo pena. Poi chi sta forza ha già io la dita. Ma si va che là e non lo trova. Io faccio fornuto, io ci, o ci, o ci, guarda, io non ho quattro pena. No, ma sì. Ho capito che combinazione. Ma no, c'è un esercito, non ha mangiato a casa. Mannaggia, che figura faccio? Come presidente, che socio? Non lo so, non lo so. Allora, ma cosa è lì? Ah, e tu sai che invece di 3, tu 5 posti a mettere a tavola. Non è nati tutti. Nati tu? Meglio così. Io ho già fatto la pensata. Ma se mi riesci, facciamo fuori. Tu vai all'SMB e mi non anche a mangiare la morata. Ma che stai cucchiando? Questo che è? Che è? È una bottiglia d'oro. E chi ha d'oro? E che ne saccio? E allora meglio. Adoriamo un po' di oro. E qua un po' di oro. È muschio. Vorrei che l'hai accompagnato. E chi è questo muschio? Quando io padroni, a padrone sapete, che fanno? Che fanno? Visto se nasce del Don Vincenzino prima piano, e se si nasce del Don Luisa e la modista, e noi rimaniamo qua fino a luce a sera come a due oggi. E beh, come ha sposato, noi ci andiamo a FIFA tu, quando sono che 10 tu va, che ne dice? Quindi si andano a peccicare, si adesso fanno un bello appiccico. Ci pensi, sta puttichella da fa tutto questo. Chi te ne fa? Sempre se la signora lo fa mangiare. Mamma mia che femmina! A volte per nasce Maria, si indossa testa e indossa a chi lo vuole. È troppo! Quanto si cazzo? Con tutto questo parlato e si capisce! E il nuovo uomo mica è fatto così! È prima che succede qualcosa spicciato! Subito! Chi dà la ragione? Che la ragione, che la cosa è niente, arrivata una cosa. Ah, sei tornato finalmente, sono stato 5 minuti ma poco lunga. Ma tu sai com'è, manca a posto, incontri i miei amici, ci mettiamo a parlare, passo di e meno un attimo. Si, sì, non venuto, fra di 5 minuti, dopo ne via e là. E la vuoi trovare, a proposito, che amici mi dite che ti invitate oggi? Sì,
Donna Michelina con Carmela e Luigino con padre e sposa. Ah, scusa. Che la notizia là? Oh, non signora. Nada, che sacci una figliola che si incontra una sera mezza durata che era spesso un padre e i saluaio. Che bizzarro, che stravagante. Bene. Allora, stamattina ti posso vedere di buone mure, ti posso vedere pochi più allegra. Ma io starei sempre allegra, se tu non mi facessi arrangiare. Ma se tu cosa spietti sempre di me, ti assicuro che se tu tenessi una 40, ti devo essere ancora più bene. Tu pensi una cosa, e area per certo. Ma crema, parlo un po'. Tu puzzi il muschio, papà. Muschio. No, ti sbagli. No. Tu puzzi il muschio, fai. La puzza la sente, ma non lo parlo. E allora che? Sì, è muschio. Non negare l'evidenza perché se non fai quello che ti attaccherebbe. Non so se non lo trovo buono, che vuoi? Tu non lo sai perché non lo trovo buono. Possibile? È possibile questo? Aspetta, sangue fatto. Ma è un momento. Ma che mi sono andata a casa, con tutto noi, ci siamo un piscivendolo con una spasella e un furtivillo. Che ne ha fatto a durare uno, che è l'estate. Oh, ma sciavina ti ha fatto di nuovo un spadiglio e te l'ha scicolato, da un braccio, non so capite, ove? Che ne so? Zitto, mbrignone, chissà, chi si ferma si chiude a tua, che ti ha voluto un profumare che è sta manera, hai capito? Ma che sono cose pazze, ne? Oh, va bene, dammi no, io non ci voglio sta chiuda, Ma te ne vado per sempre, lasciami stare! No, queste sono cose che non si possono credere! Tu, mamma, uomo, ti chiamo forza, chissà chi femmina si chiude a tua! Vieni da tua mamma fumata, venite! Venite qua, Sono quasi pazzo! Ma sono pure pazzo a presto, mo! Che sono una pazza, come ho detto! Non ho capo, non c'è niente che sta... Ultimo muschio buono, e non sai che è un niente! Ma che sta facendo di matto, veramente? Ah, sentite quello che sta buscando, ma c'è sempre... Sì signore, ma lo è, Non ce la faccio, che voglio morire, e non mi guarda. Ti calmate, con noi non è successo niente. Ma che calma, io non voglio spartire, ma non voglio andare a sta casa. Io, ma calma, poi mi mando un mattino, ma pigli e pagano, e me ne vado a foggia di mamma e papà, e non se ne parla più. Non è cosa proprio, sa, io non ce la faccio più, una tracchistoma. Fastidio, anzi, mia sorella si è detto onoratissima di fare la vostra conoscenza. E allora va bene, aspetta, così. No, io mi metto a scuola. Vabbè, signorina, ma che vergogna! Questa è casa di mia sorella, come se fosse casa mia, casa vostra! Va bene, però quando va sposata, mo sarebbe una mala crianza. Ma conosci prima la famiglia, capito? E va bene, non mi preoccupare, comunque per me posso chiedere un piacere. Non facete aspettare vicino a Fifi qua. Ah, no, sarebbe una mala grande. Fifi sa di aspettare vicino a vostra sorella. No, io mi metto a scuola. Se metto a scuola non affinica non mangio. E allora facciamo una cosa. E se la facciamo a 7 mesi, voi va a 7 anni e mi aspettate la dittatura. Bravo, benissimo, benissimo, così mi fa piacere proprio. Ah, benissimo, maestro. Eccoci qua noi! Ma quando siete belli! Avvocato, Don Peppino Scorza, padre della mia futura sposa, Fifi. Piacere tanto! Padrone mio! L'avvocato Topino e la sua bellissima moglie Carmelina. Rivedito! E quella è la sposella! Che stupidica ragazza! Ma no,
se non ce l'ho, ce l'ho anche io, non ce l'ho. Don Peppino è un po' che va su un anno, conoscere bene la mia famiglia. Grazie tanto, buon posto. La mia famiglia, in se ci deve, che deve essere una famiglia tranquilla, serena. Va bene. Noi chiamiamo due anni di ricchezza, noi chiamiamo due anni di tutti i noi chiamiamo due anni con sposo, fa parte di una famiglia, un guaglione caldo. Questo a me non me ne porto proprio niente. E potete stare tranquilli, perché qua sono tutte persone tranquille. Il padre, la madre, stanno tutti in perfetta armonia. Ma che è successo? Non sapete che è successo? Niente, Don Peppino, è una cosa di niente. Mio fratello e mia sorella e il marito fanno questioncello. Ma questo è un genio. Questa è una questione. Io già faccio il giorno, voglio spargo, ma voglio spargo. Ma tu mi fai una colpa di asce, che è una vaccia, sapete? Tu, non voglio una vaccia, perché la figlia sta sempre, e sta una famiglia tranquilla, gente per te, che non so ma che ne è ma la luce non è così. Don Peppino, lasciami mica, non è cosa giù, non ce la faccio più. Ma tu non sapevi almeno che succede? Ma non ha avuto che te non... Mi ha detto pure scuola non dice che figura ci faccia a me a danzare. Bene, tu parga tu. Ma voi voi, uno dei non muscoli buoni e non sanno la chiottella, se può credere la bestia, se può credere. Io mi voglio spazio, non ci voglio stare più! Ma non arrivare! Per me è buona stasera! Nina, ma senta, ma tu stai facendo tutto questa muina, ma perché? Per lo po' che puzza è muschio! A cosa mi fanno un accidente? No! Chi l'accidente mi vede a me? A me, se tu sei una femmina sciota, io tengo sangue in te vene, capito? Sì, ma nessuna moglie fa quello che fai tu, ancio pazienza! Io voglio fare una cosa male e piace, capito? Per me è tu un crimine che l'hai fatto tu! Ah, sto stava, io ti ho già parlato, è stato un bene non tu! Andiamo a cena, mica, questi sono affari che a noi non ci riguardano! No, possiamo andare! No, possiamo andare! No, sono no, mai no, io, no, perché no. Ninetta non sa potrà, non sa che cosa è l'amicizia, diamo un cenno! Sì, aspetta! Felice! Mica, domani accompagna a Foggia la mamma uguale che venga a scoppare loro. E qui domani lo voglio spartire. Legalmente! Ah, si capisce? Legalmente! Sono deciso! Sono dissoluta! Ma non puoi citare la gente! Va bene, adesso prima la rimani, eh! Ah, no, volevi dire, no! Ah, no, volevi la gente è pirata di me! Io le figure che hai fatto! Che hai fatto io la figura? Sei tu che la metti lo scuola! I bambini a scuola a essere moglie a te! Non ce la faccio più! Non ce la faccio più! Teresina! Teresina! Come andate? Io non resto a pranzo! Me ne vado un coppo del donno a tutti e la modista! E non mi venire a chiamare fino a stasera perché non mangio! È visto! Non mi venire a chiamare! Io me ne vado! Sono buoni piacine questi qua! E sei una signora tu! Tu sei una femminella! Sei una femmina strada! Ah signora, nulla sa a casa! E se ne va un coppo dalla modista! Questi sono che proprio per la separazione! Adicamo un cenno! E voi? Adarici un coppo di buono! Sì! E io sono con un buon marito, che sta femmina è una pazza e mi fanno una coppa a pace. E io cosa che faccio? Ma senti, mangia! Tanto mi sono sa qua quando si arretiresse. E tu che doglia? Non mi muovi da qua! Perché tengo paura, se non vedi qualcosa, non ti faccio più! Thank you.
tiro questo di fa. E Nazareth, e cosa ne va? Io stevo qui, io stevo tranquillo, chi lo vede, e ma me non mi ha guardato una volta su 10 e pulito sto piccolo ignudo. Betty, come via tu sta? Signor, sta aspettando guardia a morte che ne aiuta a cattare libra e frutta sciroppata. Giudizio, trasito bene lì, l'aspetti io. Non signoro, oggi aspetto io, non dicere niente a Rosina. Ricca, ha lasciato una spazio.
E vabbè, donna Antonina, voglio soltanto che tu ci metta una parola questa. Io? Perché ti dispiace? No, anzi, mi fa piacere, ma ti dico già che è una cosa che non può essere. No, perché dici che no? Si capisce. Vabbè, tu intanto ci parla, che una cosa non può essere, a me che ci interessa, sono qua di voi. Vabbè, Roppa, sì, ma capite, ci parla. È permesso? Fa morire, fa morire! Sara, donna Rossi, carissimo, don Raffaele! E come mai sto in ritardo? Sì, perché aggiunta a esigere certe immasate e lo fonte che il marito mi teneva vicino a forza. Lo siete che poi ci ha arrivato con la mano luce. S'aiuto, sceso, albero, povero. E poi a tornare, aggiunta a casa. Ma c'è molto cagnata poco, era perciò ci ho trovato un po'. Ma quello perché voi aveste bisogno di un uomo. Di un esattore! Sì, io saggio, ma io se non l'ho fatta ancora e poi non mi mettere nata spesa in gol. E si capisce che non deve essere esattore, che ne fai cose a favore e fa stessa essa, quindi non sta soggetta a nessuno. L'ho portata a masata quattrina. Oggi è scaduto, sono in perfetta regola. Ma l'hai fatto benissimo, ma la porta subito. Ieri mi parlo già agitazione. Agitazione. Ma che già dicendo? Ho per il prossimo per fare tutti e due. No, 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 ecco qua. Ecco qua. Grazie. Tu ci sei? Tutto l'inquilina vale essere precisa e puntuale come donna Lauretta. Porto un calamare e lo fai E va bene, la posso prendere anche domani. No, voi siete stati così precisi che io subito faccio fare la ricevuta. Va bene. Non ecco qua. Sì. Non c'è mai donna Lauretta, prima che avviene donna Antonia, io faccio finta che vada là. Che dici pure, così ci vogliamo dire. Scusate, il mio cambiamento lo faccio lettere in camera mia e subito torno. Fate pure. C'è stato sempre un piacere da chi lo guardia. Sempre, sempre. Mi piace assai. Sulla lo saluti. Senta cagnato poca sta abbastanzamente sciupato. Ma non si può salutare, facciamo cagnare tutte le altre stanze all'altra. No, 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 la distanza è stata buona. Va bene, ma le portate che li piante che si vengono in buon giardino. Sì, signore, grazie assai. Io poi oggi mi sto tutta attorno alla fontana. Che la fontana, che mi fa un'ammenda. State zitto, per carità! Mi certi voti ci pensa di che mi succederà a me da calacato per essere così ardito? Ma così scostumato! E in certi voti ci facessero anche aiutare! Ma che gli altri pensano? Però, dopo che colpo ci ha visto con lui, Io? Sì, sì, perché è venuto nel giardino come stai, mi hanno certo ma che a pasto, e mi portassero vicino alla fondata. E dicesti, guardate là, che lo pesce è morto! Chi ti è viva, fra poveri che ci viviamo! Chi è morto? No, è vivo, è vivo. Allora mi a un certo punto, la terrasse è in mano che e non capisco niente più, vorrei che Riccardo a così carno! Non capisco niente faccia fai, la stringhetta e il tuo masato! Ma lo state zitto, no? Non mi raccomando, ragazzi, mia moglie non ci aspetta niente, dai, aspettami! E voglio sperare che ti torna la stima, ma non può volvirci che in quel momento non capisco niente. Non potete essere sicuri, non ci ho pensato più! Grazie, grazie. E Mauri della sta ricevuta! Cara, me la faccio subito, scusate! Ma sicuro che alla mia età non è mai successo un fatto del genere. Che somma! Che cervello di uomo, che somma! Un sfoglio di sfoglio! Sfoglio di sfoglio! E come quando mi dice, un anno che l'ha morto, siamo andati a bacio! Ma qua coraggio, coraggio, quello in momento è stato un vigliacco!
ha perso ragione, e ha capito niente che lui ha fatto finire. E vieni si ha finito. Ma un sì o no? Non subito, ecco qua. Che abbiamo fatto? E come? Che non ci sta a firma? Vediamo subito. Io sono giù. E come? Antonino non viene stasera? Che saci, chi la conosce sempre prima di voi? Se vedi da qualche affare importante l'ha trattenuto. E poi c'è Gesù, qualche indietro, ma che sta? Comunque io proprio di lui vi dovevo parlare. A me? E che si tratta? Sì, una cosa che non può essere, non può mai succedere. Comunque se volete io dico lo stesso. Dite. Comunque donna Antonina mi ha incaricato di dirvi che si è innamorata pazzamente di voi e vi vuole sposare. Sì, me ne ero accorta. Ma sapete, don Raffaele, don Antonino, è un bravo avvocato, saggio. Non mi piace, lo sapete. No, io non dico questo. È un bravo giovane. Ma ci può sapere. Vabbè, io non ho intenzione di malogarmi una volta. Sì, per caso, ci penso, ne riparleremo. E va bene, mi avete parlato così, per non essere troppo aspra. Noi lo parliamo giù, va bene, non ne parliamo più. Sta arrivando Don Antonino, l'ho visto dalla finestra. È stato lì. Sì, c'è Angelit, ma non lo sapete, Angelit, che non si può scusare. Quindi, non ci siamo niente a chiste, sennò ti smetti, è malumore, non puoi più scusare. Signori miei, vi saluto, caro Don Raffaele, caro Don Carlos, e grezza, signora. Grezza, avvocato. Speriamo che stasera avete lasciato voi i tuoi guai e state molto allegro. Che volete, cara signora? Gli affari, le cause. Adesso ne tengo un'importantissima, una separazione. In questi giorni sono stato un po' preoccupato, ma spero di avere presto buone notizie. Così speriamo anche noi. Sì, è vero, ieri sera stavo nervosissimo e la signora si arrabbiò, è vero. No, papà, solo che mi dispiaceva che non era bella mia cosina, mangiava e non ci faceva. Mi sei sempre partito una volta. Vuoi proprio la distinta? Ma stasera ci prendiamo la rivincita. Ci siamo? Convinci. Stasera... Bertina. Comandate! Porco mazze carta! Bettina! Appiccia la luce! Bettina! Portami un bicchiere d'acqua! Andisse! Al signore vuole un bicchiere d'acqua! C'è Andisse! Va bene! Signore! Don Raffaele, è parlato con donna Lauretta! No, perché io gli ho detto se tu sei solamente stamattina. Va bene, Va bene, vediamo chi fa carte. L'amante. Scusate, fate carte voi allora. Vostra figlia Ninetta col marito stanno bene? Benissimo, proprio ieri c'è scritto. E Lucino, come si porta? Ah, benissimo, ma fa progressi giorno per giorno a scuola. Oh, quello è un giovane che farà onore alla famiglia. Tiene proprio un bel avvenire. E chi ha fatto? Ha messo un tre, un re e un sette bene. Non è che la sua opinione è magnifica, la colpa ne ho io che è la combinazione. La combinazione è possibile, ogni caso fai carte tu, succede sta combinazione. Ma non dire sciocchezze. Ma vabbè, Avvocato, e quando vuoi pigliare? Che cosa? Cos'è denaro? E come vuoi pigliare? Io sette non lo tengo. Cavallo? Nemmeno. Donna, sette una otto. Non tengo nemmeno donna.
facci prende 3 per 2. Quelle due, scusate, avevo preso per 3. Avvocato, statevi attento. Signor, è venuto Don Michele, l'amico vostro. E fa l'altra. Subito. Don Michele, favorite, favorite. Signori, buonasera a tutti. Oh, dalla Don Michele. Dalla Rosina. Ma quando si tornata? È un'ora fa, sono stato un momento a casa e poi subito sono venuto qua. E Donna Carmela non l'avete portata? Oh, stava stanca del viaggio, vedete che domani però vi viene a trovare. Mannatela all'avvocato e donna Lauretta, faccio parlare seriamente. A me? Di che cosa? Vi devo parlare di vostra figlia Ninetta. Ninetta, sì. Avvocato, ma nel tempo che noi continuiamo. Ah, vi prego, continuate, continuate. Chi gioca? Giocate voi. Ah, ecco qua, un 4. Signori miei. Che succede? Scusate. Io non posso giocare più, perché non mi sento troppo bene. E che vi sentite, signore? Il mostaccio, l'ho preso dritto stomaco. E diamo un giro di tuo giardino che mi non sono. Sì, dice buono. Se volete vado a chiamare un medico. No. Ma che mi ha fatto solo un po' da capo. Bertina. Comandate. Vieni la poca acida. Perché? No. Ma perché lo sapevo? Perché? No, acido non voglio. È stata una cosa momentanea. Senti, già un po' meglio. Però mi dovete scusare. Perché mi vado a mettere un uomo non può niente. Ma che scusate, papà? Certo, fate pure il vostro corpo. Fammi che faccio, che faccio. Fammi sentire un po' come. Ma che lì potete sciruppare? Era una serraticcia e l'hanno fatta male, sì. Ma le vado a fare cotte camomille. Sì, dice buono. Diete per mettere un goffo lento. A così vi sentite meglio la roba. Io me ne vado. Ma se volete restare senza complimenti. Ma senza di voi, e che ce ne facciamo? Io pure me ne vado. Se posso avere l'onore di accompagnarvi. Con piacere, grazie. Michè, tu non cali? Oh, no, io rimango un po' a fare compagnia del Raffaele. Vai. Arrivederci, e stasera però fateci sapere. Senz'altro, arrivederci. Gli metto qua fuori! Ma tu non capite niente, no? Viaggio fatto apposta per mandarci a Vittorio. Perché? Perché Don Michele ha detto che ne trovava, no, perché ce l'aveva parlato urgentemente di Ninetta! Sì, signore! Non ci capite? E che se dà? Che è successo? Qualche disgrazia? Niente di tutto questo! Forcella e Ninetta! Se vanno spazio, madonna mia, perché è decida? Come? Perché? Perché è venuto forte a piccio che avete meglio. Istevano insieme a me, succedette l'inferno. Hanno detto che se vanno spazio, hanno un momento, hanno dei frighi e venire in capo. Sì, figlia vostra, sta arrangiata assai. Per le scelte dite che se vuoi difendere il mezzo voglio. Madonna mia, che è pazza, e lui che figura ci fa da prendere il capo, la gente che dice la faccia a terra a me. Unici, cammini e calmani, niente, mai si è privo, se venuto come a due canna arrangiato, sono troppo risoluto, non fanno sentire ragione, hanno stato il giorno a Napoli e ce ne siamo venute e invece è stato il giorno se ne siamo venute che abbiamo prevenuto e l'hanno fatta sapere. Grazie, Don Michele, si può difendere non c'è nulla. Sì, la moglie che sì, ha detto prima. E poi è deciso pulizia, è di cambiare la pazza, cosa sta facendo passare, ma niente, se vuoi un capace, niente, non fa passare nulla, insomma, allora fai, ma le chiede, non ce la fai più. Si capisce, che cambia la pazza e cambia il gioco. Ti ricordo quando ero per Cerello che ci ha fatto passare? E io dicevo sempre, lui sì,
tu purtroppo bene, porta appeso in danna. Niente, la facevo passare tutte in sfida, tutte i capricci. Era la seconda testa la padrona della casa, capito? E così è cresciuto, con quel carattere insoffribile. Ma quasi quasi, ma la colpa fosse la mia. Ma che l'educazione la serva una figlia. Perché l'educazione non ce la potevi dare tu? E ti ricordi quando ti parlavo, tu mi zumbavo in faccia e io avevo paura di stare zitta e non fa burdella, la facevo fronte. Tu stai zitto perché non ti sei mai interessato in niente. Ma ci mai interessato in niente? Sì, sì, sì. Hai ragione, io avevo marito, avevo madre, invece ci fatto la ciuccia, ci fatto la ciuccia. Che è stato? Ma che succede? Niente, Donna Femo, calmatevi però, calmatevi! Ma come, vediamo a fare oggi un consiglio, niente, voi cercate di calmare, ride pure che volete fare, non è possibile che volete fare sta cosa, cercate di apparare, marito e moglie, insomma, a la bontà! Che tenete in mente ne fa? Che volete fare? Vuoi solo faccio capire voi, mo? Signore, ci siamo faccio capire. No, che vado a faccio capire? No, non l'abbiamo mai fatto, non ci siamo mai appaccicato. Che dobbiamo fare? E voi quando? Ma non vi forzavate a capire malamente? E io, no, non no, sei... No, che prima fa? Vabbè, ne pensiamo. Non c'è io, non c'è io. Che non mi metta più. Non c'è io, non mi dice. Te ne vai. Vabbè. In te l'albergo, in te la camera bobbia. Non mi interessa. No. Che ne fanno quello? No, da una sera che se non la vita fa. Te ne vai. E mattina a rovaglio. E dopo 34 anni di matrimonio. Che sia la prima volta che ti senti parlare così. E dici da certe cose. Vuol dire colore che tu che si togli e me, che c'entro con finta? Allora è me che ero tu la sta. Ma non signor lui, avete capito malamente? Che ha diritto che dice, perché adesso non è mai lasciato. Ha diritto di dare. E che volete fare? Ma volete appiccicare le gole? Volete far morire le gole? Lei ha abbracciato, ma quando mai avete fatto questo voi? Ma per lei... Ma non c'è motivo per appiccicare. Ya ma brea! Abbracciata! Ma ti si chiude le catalitte che tu vuoi! Ma è chiuso se va! Chissà da lì, io non devo essere pregata, no, perché se no che mi si appiccica una volta e penso che noi abbiamo fatto apposta per far famiglia. E avete ragione, avessero una famosa solo loro, senza che nessuno ne ricesse niente. E che dobbiamo fare? Poi ma come si appiccica? A me mi è venuta un'idea. Che idea? Però la vista va a far bene naturale, naturale, però non te ne sono nuoti e meno coraggio c'è per fare. Che cosa? Allora, anticamente a Spagna, per irritare gli schiavi, ai giovani al gusto del, come si dice, dell'ubriachezza, facevano ubriacare gli schiavi. Voi ha visto la favorella, caro? Ma non, che sono già loro? Oh, non decide che sto con casa, non si scopre tutto quello che mi fa. Voi anche fa bello naturale, naturale, però. Oddio, che cosa mi fa? Andiamo cedere, che cosa mi fa? Andiamo cedere, senti, però non decide che sto con casa. Non ci sta nessuno. Ma che bella sorpresa, signori! Erano mesi e mesi che non volevo, sa che piacere che mi ha già buttato. Ma mamma e papà, dove stanno? Che state facendo? Ma mo proprio insieme a mercato. Ma loro non ti aspettano, eh? Lo so, ma io non ci ho fatto sapere. Ma quando che chiamare? Ma avranno un grande piacere. No, aspetta. Senta, fammi sapere, due baugli e pagare la tessera. Niente, fa un po' piacere, ma è un braga che non sa da me. Posso sapere quando mi levate l'incomodo della vostra presenza? Posso sapere perché mi avete voluto accompagnare? Io non l'ho fatto neanche per lei. Mi guardano proprio fastidio. Voi avete viaggiato nel compartimento per sole donne e io per quello per fumare. Arrivata alla stazione, voi avete via una carrozzella e me la ci viate una. Qui non avete nulla da dirmi. E tenete intenzione rimane qua? Assolutamente, non perché ci parlate come a me e con papà, vado a dormire in albergo e domani me ne vado a Napoli, sapete?
a gesto presente quando parlate con loro. Va bene. Io dico tutta la verità però, eh? Pure io. Ah, vabbè, allora ci pensi, non ti preoccupare. Ci portano sta bella notizia, la verità. Non ho potuto pensare, perché le due povere piccerine sentendo una cosa del genere, poi non ricurie su tutto. E che è colpa mia, forse? È colpa mia! E si capisce? Stiamo sempre a me, non siamo ancora attivi, non ci riscimita che le due povere piccerine. Quindi niente sale, stare tanto per la tranquillità. Lo fa capace, no, che sono innocente. E allora che non muschi che arriva un culo, Alessio? Non lo sa, ce te lo giuro, però la mia parola, non lo sa. Loro si non lo sa, non se ne parlo proprio più. Tu non mi dici la verità, e io sottosto comando popierna, sa? E non c'è sta niente a fa che ne prende bene. Va pure, fa che il cavolo tu. Tanto che il tipo picciarelli appartengono a te e non appartengono a me. Ma fa che non muore niente subito, perché te ne prendi te. E a giace casa mi accorse giù vicino a te. E non mi accorse neanche per cagnolo. E poi, mamma ne appate, a voglia di fare. Se la accattano niente con me. Te fitta, non fa scostumata, che questa non è la casa nostra. Casta, mi dà la casa di voi santa. Che stai, che stai la chiesa. E papà e mamma non è come a te. Che non si senti la nostrilla, niente. Perché ti faccio scontare tutto quello che mi ha fatto.
Io vengo tu a te, giù a faccia noi! A faccia noi! No, io lì, sai perché? Vado a pagare la cooperazione, mi hai fatto ignorare la mano. Non capisci, io non lo faccio perché mamma ha fatto questa, ma io penso che in un momento come a questa, noi la situazione nostra è che devi far calmare, devi far far pace, io non la fa basta se vado a te. Va bene. E poi, che dopo 34 anni di matrimonio, che la sua figlia viene una morta. Questo è certo, eh. E poi, noi la vimma a quel modo, perché non la visto mai fa spandere, non hanno fatto capire che ci siamo attoccicati e che ci vogliamo separare, mi raccomando. Va bene, non parlo. E poi, non voglio mai uscire che la durassero, perché la sua figlia deve più collera, lui avevamo a favore che ci vogliamo bene e che stanno in perfetta armonia, mi raccomando. Perfettamente. E poi, stava quando io mi sono calmata e loro si sono calmata, noi le decimmo tutta la notte e si fa che la sera decisi. Va bene. Ma io stanno fuori la sala e carusiale sono state pagate. Sì, Betty, viene qua, da già dimandare una cosa. Raccomandate, signorina. Sì, ma dimmi una cosa. Ma papà e mamma, perché si stanno appoccicando? Che ne sai, signorina mia, che le stiamo una così bella. È tutto insieme. Ma mamma è venuto un svenimento. Oh signore, ha buttato la nastrilla con l'aria, ma pareva una cara raggiata. A me poco prima, se non era l'essa fuori, ma si avranno pure una brutta caccia. Gesù, ma quando mai hanno fatto questo? Ma perché papà sta facendo questo? Io non ho capito. Gesù, Gesù, ma perché, perché? Ma che fai di cosa? Sei sempre qui. Ah, sta pure staccato. Che dici? Che vuoi? Cannarone che tena. Non hanno corno. Che dite? State zitta! Io non ce l'ho con te, ce l'ho con tua figlia, animale! Animale a me! Mamma, calmatela, per favore! È un po' che calma, è un po' che pazienza. Io mi staccio come finisce sta giornata. Però avete ragione e mi tengo la calma medica. Allora, Ninè, tu sai, io prima una camera per buia, però tu stanotte vieni a dormire con mica. Sì, signora, mamma, sì. In due salotte ci stanno noi di male. Felici, papà, tieni un po' che pazienza stanotte perché viene a dormire con me in due salotte. Ho parlato di male, però, eh. Io non voglio per te. Su, tu mi dispiace che tu non mi scarti la marita da stanotte. No, non ci pensavo. Dopo una notte solo. Io come non tengo suono, come mi cocca così mai? Eppure io sono stanco, come mi cocca non mi pure per te. Ah, scusate, ma io non ci ho pensato, ma voi posso dritto fa, no? No, 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 figuratevi, noi abbiamo mangiato dentro il treno, è vero? Sì, abbiamo mangiato dentro il treno, abbiamo mangiato pure abbastanza bene. Come va, guardate, quel po' che fa quella? Benzina, benzina! Non andate! Ci sta niente a mangiare, non lo voglio! Non lo voglio, non lo voglio! Un po' che preso il treno, un po' che cascavallo! E poi un po' che preso il treno, un po' che cascavallo! E niente più! E c'è sta pure che è su pollo! Porto, spuzziamo un po'! E c'è stato pure due fette di ragù che è rimasto già tardi! E porto pure il ragù! Pure il ragù! E mi raccomando, fino a bottiglia, vino, pane, e porto tutto così! Niente più! Sì, sì! Allora, buonanotte, mamma. Buonanotte, io vi felice notte. Felice notte, papà. E che è? Gli ammaliti lo saluto, un abbraccio. Ah, sì. Buonanotte, marito mio. Fanno mamma, papà, faccia dicere una cosa. Voglio una prova che mi pulite veramente bene. E che prova, Paola? Abbracciatevi e vasatevi pure voi. Io? A essa? Mai! Abbracciò e vasò essa, piuttosto morto. Abbracciò e vasò una femmina come a che? Ma che era morta? Lei era cucina. Felici, a cucina. Thank you.
Bellezza mia, ci metto a fuoco, tu sei venuta già, fatta fotografa. Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi va con me. A notte come faccio a dormire, se non ritornate tu, non posso dormire. E perciò questa cosa mi dolite faccia. E allora, donna, che avete deciso? Che avete fatto? Carmelo Guglielmo mi ha mandato questa pelutizia, questa cosa. Ma senta così, ma avete ragione. Sono troppo dissoluto, non penso in altre cose spazio. Ma voi avete recitato la parte naturale? Naturalissimo, ma come sarete venuto? Mi dico mica questa cosa. Sto venuto poco fa. Francesco, come ha passato tanto? Non ha fatto tanto, caro, un frino, come un porto, chi l'ha trovato? E voi che le resiste? Ragazzi, era fatti soffrire per la troppa gelosia. Bravo! E non ce la facevi tu. Bravo! Io invece a cittadinezza che esse si è fatto un mascalzone in un libertino. E io non so portambre. E che se fede, però non lo so. Ma tutti noi fuori, che hanno copiato? E io c'è talmente tutto che è stata in un altro. Poi c'è solo una cosa, un casato pur vocato. Sì, però Rita era finita questa situazione. Io sento tutto stonato, non capisco niente. Qui per la critica mi abbraccio con mia voce. Ma ci mancherebbe, figurate. Miguel! No, seguitate! Scusate il disturbo. Signore, i miei rispetti. Ieri tanti che la signora Lauretta ci spaventa, vai con un po'. Stamattina come vi sentite? No, molto meglio, grazie. Sono contento. Grazie. Michele, dimmi una cosa. L'originale che è la lettera che ci ha presentato in emergenza, insieme ad altri documenti, perché è la causa di separazione che ti ricevi. Te, la tieni tu. Quale? Io non mi ricordo. Comunque, la lettera che donna Maria Fraselle ha diventami tu, hai rinda sacro marito, che tu ti pigliaste per leggere. Che sta capendo? Che fortunatamente mi ha già fatto una copia. Ma capisci, a me mi serve l'originale. Tesoro mio, domani sera mio marito va a Roma. A mezzanotte scavalca il muro del giardino come al solito. La tua gente. Ah, sì, ma ricordo. Ma che sei una cosa di 4.000 fa? Non ho detto mica, saranno pure 6. Evacuate anche in due cassette la scrivania, mo che oggi dopo. Mamma mia, grazie tanto, mannaggia la muralezza. Ma hai fatto scipazzo. Non mi potevi più ricordare lo stesso. No, don Raffaele, scusate, ma io quando sono venuto, voi stavate abbracciando la signora. Fatelo senza cerimonie, continuate. Fate chi l'Antonina è di casa. Sapete che cosa? Io non so se cominciare un altro se non abbraccio a mia moglie. Lo tengo per un ma mica si capisce. Fatelo senza cerimonie, continuate. Si vanno proprio bene, si vede per un affare di preguntura. E nemmeno basta questionare se qua. Giusto gli usi, c'è stato pronto l'Antonio, dei grandi amici di Raffaele. Dateci una mano per la vostra casa a mese. Ma che cosa? Io non saccio niente! Non sapete che a me e papà ti stanno appiccicando e che se non lo spazio. Sì. Sicuro lo saccio. Ma la verità, ma credevo che pazziamo. Ma che animale! La verità pensavo pure che adesso. Pazziamo? Ma lo faccio resi, pazziamo! Come? Di stamattina mi ha chiamato a chiamare un proprio per regolarità la separazione e mi dica lì pazziamo! Scusate, ho sbagliato! Allora, volete fare seriamente? Sì, seriamente! Va bene,
però mo me ne devo andare, non tengo manco un minuto. Ci vediamo più tardi, va bene? E ne parliamo. E ti aspetto nella mia camera. Io pure devo scendere perché c'ho un affare di premura. Permettete, Don Raffè, casa da mano! Avrippa, si sofferma di mantenere la parola. Vecchia pazza e capricciosa! Vecchia, preziosa e porca! Come? Sì, tutta una volta porca, ma certe volte porca! Ma che sono così pazzi? Che sei una pazzica stanno facendo? Non può essere, ma che? Un bene felice che passi. E che sto facendo tutti i giorni la mattinata, papà, ma che è stato? A che ti sei strillato, avete cominciato una volta? E faccia io, dopo sono asciuto fuori, pare che ha cominciato a aspettare, proprio a me va a cominciare. Ma passato l'anno, stato via. Bene, papà, bene, non ti preoccupare. Ma niente, te voglio, ne parlando. Siamo andati da tutta la nottata, da favorire, l'ultimo vecchio. Da quando mai? Io ce l'ho fatto fino a me. E tu sei stato lì a chiamare per me, perché sei divisa da te, ov'è? Si capisce. Io saccio, voi volete bene, ora vengo sempre in armonia, sempre unita. Io cino vado a benedicere per questo. Però non vuoi mettere mai in contrasto, perché quando il marito e la moglie si mettono uno contro l'altro, è la fine, si perde tutte cose, l'amore, la felicità, tutto. E lì nasce una malata, pazza, nervosa e morre in ambresso. E così è una distruzione in una famiglia. Sì, papà, avete proprio ragione. È proprio così, che a volte litigio fra marito e moglie avviene per una sciocchezza, per una cosa qualunque. È proprio così, per una sciocchezza, una cosa qualunque. Ma voi perché mi siete affacciati? No! Ma voi perché io perché mi sono affacciato con lui? Proprio per questo. Per una parola, per una pazzia, incomprensione. E mo una lucca, ma una parola pugnante. E se arrivo a punto, da uno non ce la faccio. E si attacca. Ma che spazio, papà, non lo vicino, ma come scherzi sta parola? La già vicino con forza, perché quando ne chiudi tutta la papà, adesso lo sparto legalmente, e sia, non mi importa perché non c'è la faccia, sono andato qua con capo. Ma come? Ma voi fino a ieri si va a cipello, ma tutti insieme si ricagliano che sta male. E ho qui, certe volte la parola buona diventa odio, per una coppia, e non ce la faccio più, non ce la faccio più. Ma perché? Vuoi dire una papà sta separazione? Lo voglio bene, papà! Niente, figlio mio, non può essere troppo schifato perché tu. Hai capito? E ci ha fatto che mamma non mi può conoscere, non mi ha nessuno perché mi ha voluto via pietre. Io marito non si piglia i pietre, hai capito? Perché quando una moglie va bene o marita, e allora che succede? Il bene marito si chiama, si parla. Con buone maniere, si mette l'argomento in mezzo, oppure quando ha visto che il marito ha sbagliato, con buone parole, con buoni consigli, ci fa capire e si torna a ragione. Faccia essere bogliarini, questo non è buona. Secondo i caratteri, papà, non tutte femmine la pensano a così. E questa è mamma, dai, che mamma non la pensa così. Ma importi, ma non ce la faccio più, ma già spartere, però lei si troverà male nella vita, capito? Ma io alle chiagagne, Indiscreto, padre, indiscreto come si tratta un marito. Io papà non l'ho pure di rispetto, se non lo ricevo che non si fa una moglie quella che ha fattista dopo 34 anni di matrimonio. Ma perché che ha fatto? La tradita, si è messa con un'altra femmina. Io, Raffaele? Ma non mi fa autostomico? Se metteva con un'altra femmina. L'uomo è sempre lo stesso. Chi sarebbe questa femmina? Mamma non me l'ha voluto dire, ma tanto che ha già fa, io l'ha già pura. Mo ci sono che io non ci pensi, già sapevo chi è questa femmina. Ma più. Signore, io a casa. Mettiamo il piccolo salutino, non lo puoi capire. Va bene, sì signore. E uno dice che è un'aria della forza. Con Raffaele, sei tu da come da femmina. Buona mamma. Alle sassi, avevi visto dispiacere. Ma io tanto che ci fa, hanno già bruciato chi è sta femmina. E si ha trova, ci faccio passare un brutto 4 ore, che ancora, che sta femmina non ci ha dato niente. Betty, vieni a casa, dimmi una cosa. Come andate, signori? Sta a me a sentire. Chi
song, i femmine che praticano rin da sta casa. I femmine che praticano rin da sta casa? Una sola, avrà forse buona sera. E chi è? Come si chiama? È una certa donna Lauretta. Io non la posso proprio vorrei far virà su per bicattino. Ah, ieri sera, per esempio, mi ha fatto avere una brutta gamberia di roba di vostro perché dice che io ho tratto malamento, perché quando va una cosa comanda meglio e meglio come se fosse la padrona di casa. Comunque, esso dice che è una grande signora, vedova di un grande negoziante genovese. Ma vorrei dire che credo proprio. E stamassi qui com'è la bella figliola. C'è male, ma così è così. E allora, abbi lo stesso palazzo, o prima piano. Oh, è inquilino di papà? Sì, signore! Teme che il quartino che sta c'è a sinistra, che il tuo giardino. Ah, grazie, Betty, grazie! Allora, essa, dunque essa che vende da sta casa. Ma mo ci stonco qua io, e ti faccio vedere che piattino lo combino. Muovi, mo vengo, mamma, vado un momento con donna e torno. Ma si vuoi qualche Bettina? No, c'ha gia, è un affare premuto. Povera mamma, coraggio e fidatevi di me. Ma ci fidete? Sì. Voi avete sofferto e soffrite ancora, e studiate, vi posso capire. Ma no, c'è sta la figlia vostra, e non ci pensate, Povera madre, avete sofferto e soffrite ancora, ma ci sto un chi. Che siamo tra chi era, volete discutere? Sì, da mancare. E come sei oggi? Come fai? Più tardi lo faccio sapere. Vabbè, allora mi chiamate pure, via. Allora, 5 più 5, 10. 16, 7, 23. Aggia, fa una cosa, lo assicuro. Luci, che stai facendo? Sto facendo meglio sto punto, papà. 23, 5, 28. Chi può fa? Uè, papà, mi è stata sola, vuole che sto meglio a pensare certe cose. Aspetta, felice Ninetta, tutto cosa. Uè, e tu stai loco? E chi mi ha dato tu oggi? Sono stato io. Buia! Ci ha fatto male! Dunque, ma la piscina, che è casa tutta una finzione. Che la piccica è tutta una finzione, è vero, no? Sì, signore, tutta una finzione. Io sapevo che poteva essere vero, ma quale scopo? Ma io mi ho fatto questa finzione e vostro interesse. Ma perché voi non volete spartare la linetta? Io? Che devo spartare la linetta, ma scusa, da voi vai. Oh, Michele, ieri voi si è trovata a casa vostra quando un momento la piccia. E noi abbiamo fatto questo, venire. Fa capire quanto è brutto quando un marito e una moglie non vanno d'accordo e si vanno a spartere. Ci capite perché hanno fatto tutti questa moglie. Però l'idea mi piace. Però mi raccomando, non dicite niente a Ninetta, ma ci credo da pure che è tutto vero. No, io non parlo, non preoccupo. Ninetta, ma... Mo' proprio asciuta, hai tirato papà con donna e subito tornava a dire. Però è stata così strana, ma ha cominciato a dire fidatevi di me, adesso voi avete sofferto e soffrite ancora, ma mo' ci sto c'è la figlia vostra qua, mo' ci pensi a tutto quanto. L'abbracciate e se l'è giunto. E mo' a sa che ha pensato e che ha mamma! Quando Ninetta ieri ci ha chiesto perché vino va a appiccicare. Chi viene va a appiccicare? Perché voi siete io, cara femmina. E la io la so. Ma che sta appurando che io sapevo chi è sta femmina. Se mi sentavo chi è. E mo lo sento che chi è che ti ho parlato. Volete sapere? Io so! Aspetta, ma che sono presunto? Parlavo con Betty. Forse Betty lo so!
chiamare la signora Mesta! Ma no, ma mi ha chiamato malamente! Ma tu devi stare qui che ti dà le fatte tue, capito? Che dice di mamma mia! Ah, ho guardato un po'! Ma la così! Ehi! Sì, signore! E come si chiama, Maranda? Che sono una cosa che è schiava! Va bene, ma perché la vita? Ci la donna Lauretta che gli detto si è sbagliato e tutto va! Perfettamente! Ma chiedi dove va a rispondere, se ha fatto la risposta! A dove va? Come si chiama? Chiami di mezzo l'uccello! Ma voglio che sia stata Lauretta per promesso nuovamente! A me? E mi importa solamente che vengano mi quando il mio stomaco! Perché a casa la celeste, che non c'è la riccia, non c'è le donne! Ma tu vuoi fare che stai esagerando un po', Gaudis? Vuoi finire? Ma papà, buongiorno! Sì! Vado io col primo treno, ma ah, voi state caro, poi ero io. Facciste perché non bello servizio a tavola io, in non sacco come c'è fatta a dar a parà, ma siete proprio un inetto. Ecco. Avete visto che qua non mi ma che te la c'è? Io ero venuto a mangiare a casa vostra, insieme a padre e la fidanzata mia. Voi faceste succedere che non potete. Beh, dai, via con me, via dello sordo. Papà. Ci sta. Pino Scorza, mi invita a mangiare a casa. Allora, ma c'è il bisogno che lo chiedi, si capisce? È all'antica, però non c'è barra, ricchezza, cose elegante, eccetera, eccetera. Una pasta è fa solo la mura. Va bene. Volevo io. Allora, fammi prendere pure voi, faccio lei. Mamma mia. Meno male che si sposa, così mi tranquillizza il cervello. Tutto è fatto. Che cosa? Vengo da essa, dalla signora Lauri. Ah, la dunque sei stata la donna Lauretta? Sì, sì. È brava, e che detto con la signora? Ma sì, tu dicevo, tu lo facevi? No, certamente di no, però prima me lo potevi chiedere. Sicuramente che la figliola non ci mette più pena a cangoppa. Veramente? E che l'è ritta? Leggeritta, capocio, questa beata. Legge che io sapevo tutto questo della relazione che essa teneva con papà. Allora, essa si è fatta una lambifuga, ha calato l'occhio in terra e marito. Io a papà vostro non lo conosco più, in coppa di mamma vostra non ci vengo più e io mi scuso con mamma. Io, sentendo che cosa, non sapevo più che la radice. Allora, l'ho rimasto mi sa come una ciuccia e me ne sono più tardi! Allora? Io ti capito! Allora? Io ti capito! Io meglio! Che no? Veramente? Si è visto? 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 E io? Visto? Io non ci mai accorto di niente! E che scemo? Niente! E che scemo che sono stato? E no! Maronna mia, che si sapeva questa cosa! Che scorno che l'età! No! Maronna mia! Non ti scherzare! Non ti va! Ma non te l'ho, te l'ho stupato!
ma c'è o fuori? O Marte è stato lei? Ma ci capite? Io non mi capisco, sa da mai! Ma ci capite tutti voi? Tu sei una pazza, sei una vecchia pazza, hai capito? Sei una pazza! Ma dove mi cite? Da lei ci andiamo a fare noi. Sono un vende, che sono due anni c'è una pace di muovere. Non capisco, capi, che se non è mai successo, è la prima volta che succede una cosa del genere. Io non lo so, ci mancherisce che è successo. E guarda il grillo, mamma mia! E mo' che la tua ci prende pure il bacio che sta cucinando. Ma come lo facessimo apposta? Non avete capito chi sono io? Io sono un garandù, ma non andate a casoglie chi sono io. Avete intenzione di dire gente per me, gente onesta. Che sono tutti gli altri scaverati? Ma faccio le cose. Mi dice che c'è un ecco, ce l'ha a me. Un ecco! Siamo c'è! Ma tu mi dici che va a crappare? Tu dove vai? Non fai una posta? No! Perché sono? C'è una paga mia carattere a sorte. Mi spaga da come è brutto quando si appiccica la vita in un'altra. Me l'hanno detto lei. Beh, proprio molto, ne è un'altra. Ma è proprio molto, ne è un'altra. Ma è proprio Carruccio e Teresa Fasolillo, il servitore della cameriera lei, e che vuoi? Illustrissimo signore, il muschio che tenevate ieri addosso con mia moglie Teresa che ve lo buttò per fare uno scherzo con vostra genetica. Anzi, che se non lo fanno scherzo, mi lo muschio. Ora vedendo che vi siete contrastati con la signora e che il fatto si fa serio, ho creduto mio dovere scrivervi per dirvi la verità. Ritornate dunque a casa dove vi aspettino i vostri appassionatissimi e fedeli servitori. Carluccio e Teresa Fasolillo. Ma che se glaccia fa? Che se proprio fanno scherzi vuol tenere un muschio fuori, che sono così controllato. Ma che andava e ci ha capito tutto. Però sta lettera è buona. Ha aggiunto già sotto un samugliano appena vecchio. Mamma, non può sentire la ciò. Allora. Se capisci, tu puoi preparare chi lo mi attivo. Io ci hai capito di qua a fare una lavora. Ma come te la prendo da casa? Oh, io l'avevo fatto lì sto scandalo. E poi che non si è negata a fare. Ha detto, si è fatto rossa rossa, si è appicciato il fuoco. E ha detto, non vi preoccupate, in coppa del mamma non ci sai di più. Tu non lo sai io in coppa del mamma si lo dici prima. Ma io non potevo sopportare che mamma la soffriva in quella maniera. Io voglio sapere perché l'avete tradito, perché voi siete messo con una femmina. E io poi sapendo che solo sta donna Lauretta praticava in da sta casa. Ma supposto che resta. E che le lo fa? Suppone una cosa alla luce. Ma mamma pare che certo è stata, eh. O no? Ma si capisce? Ma chi dà itta a queste cose che tradisce a mamma? Chi dà itta? Ma ho dicettessa, è sta stessa me la ditta, che perciò mi siete appoggiocata e perciò sono le spartala. Ma guarda, che è tutta una finzione, non ti preoccupare, tutto l'ho fatto apposta. Non lo era, me l'hanno detto, faceva freddo, ma non era vero. Come, una finzione? Il signore, tutto e allora, tutto che l'appiccica, a collera, a separazione. Tutto fatto apposta. E perché sta finzione? Per colpa tua. È stata un'idea di Robby Chiro, perché mamma non sapeva la ragione, mi dice che c'era una appiccicata, e dice che mamma faceva con la caffè. Vabbè, però che se me la dice la mamma, è questa che me la dice, ma non c'è mamma, non esiste la mamma. La mamma, la risposta. Ma capito, mi dicevo io, m'ha inguaiato. Raffaele, tu con me potete parlare, dire madre, no? Ma non è che è stata una laurea. Fosse la vostra vecchia fiamma. Sì, caro Felice, sì. Ma è stata l'unica bestialità che ci ha fatto, ma non mi sono giurata fino a mo. È stata un'operazione, una cosa che ha fluito subito su. Come si dice? Amor che cuor gentil. Ratto saprei! Ah, Felice! Raffè, scusatemi, che è da sta lì da mamma. È fatto trasizio. È favoriti, certo. Grazie, buongiorno, Don Felice. La caramella. Don Felice, avete visto Michele, mio marito, stamattina? È stato qua stamattina, guarda che nella norma aveva appuntamento con l'amico. Ah, l'appuntamento con un amico, se ne hai visto. Te devo l'appuntamento con l'amico.
puoi aprire la bocca. Ma fate stare questa lettera, la vedete questa lettera? È un brutto documento, Pris. Ma io so credere che mi imbrogli ancora, che sono scema. Ma io non sono come la di mogliere. No, ma che ho scoperto tutte cose, ma che ho scoperto che mi tradisce. Io ho la sotto a voi, io mi voglio scemare. Io volevo bene, e giù tenevo tutta la fiducia. Direte però me l'avevo dritta, che io non avevo sta accorta, che io non avevo guardato in testa, in due portafoglio, in la scrivania. Questa mattina ho già aperto tra due le mie, e ci ho trovato sta lettera. Io non faccio una braccia morta. Mamma, sentite, tesoro mio, domani sera mio marito va a Roma. A mezzanotte, scavare come al solito, come al solito, il muro del giardino. Ma vabbè, voi avete capito che io se non ero con i miei, tutti questi cose non le scoprire. E chi mi continuava a scavare il muro del giardino? E gli ho firmato! Ma tu stai a cucchiare, ma qua muro ha già scavalcato. Che stai una lettera che mi ha letto a leggere Antonino, l'amico mio, per una causa catena. Ma sono chiacchiere, non te credo, non te credo. Non è la verità, non credere. Che è stata nevrintosa in casa con Maria e una madre a fratello. Non te credo, perché tu sei pagliette e come imbrogli al lato, te credo imbrogliare pure a me, ma io non te credo, io mi voglio spaccare. Tu vuoi spaccare? E tu quando mai hai detto una cosa? Ma trovo che ti è passato per la capo che mi vuoi tu vuoi spaccare? Ma ti ha fatto un conto senza tavernale, perché tu, prima che fai la cosa io, ti ho detto la capa con voi. Scusate, da guarda qua! L'aver trovata in la scrivania del marito una lettera non è una scusa per una mogliera, una buona mogliera che si vuole spattere. Ma trovo che ti passa per la capo che tu vuoi spattere. Uè, io sono una buona figliola e in quella a me non ci sto niente. E io sono troppo un galantuomo. Tu vuoi spattere? Sì, signore. E stiamo a prendere. E stiamo a prendere. Sì, sono decisa, sono risoluta. A ieri sera mamma non faccio detto niente perché tu hai appiccicato con papà. Ma si sapeva che è letto tutta la finzione. Io dicevo tutte cose e l'appiccico con me e mio marito. Io mi voglio sbattere, mi voglio dire, andate in casa. Io non voglio venire giù, non la voglio venire giù. Hai ragione, figlia mia. Ma tu posso con via dietro, posso pure capire. Luci, pugliela. C'è niente che io non so più umiliare a te, ma voglio spartala! Ma ne faccio una tavola, ma questa non è roba mia, taccio a buffare la faccia a tutte i taccio! A te, grandissima civetta! Neee! Avete condito! Ma detto che mi vuole fatto! Mi ha chiamato Giovetta! Giovetta a me! E tutto quel colpa da voi, capricciosa pazza! Neee! Mi ha chiamato la voce pazza! Neee! Ami non dice tutto quanto, mi ha chiamato pazzo in pubblico! Lucy, a chi stai scrivendo? Fatemi parlare perché me lo vado da isso, perché il cane non ci voglio stare più! Ma ti assicuro, Lucy! Non ci voglio stare più! E poi attendi, non ci rompere la capo più! Ma che perdita! Me lo scacciate dalla casa! Mi portate bene tutto quanto! Mi portate bene! Papà, ti devo dare un matrimonio di 40.000 ducati! Papà,
40.000 di qua! Signori! Basta, silenzio! Eccoci! No! Vedete qua la copia che mi sono fatto, vedete? Sono una bestia. Grazie della mannaggia alla tua Michele, non c'è pazienza. Io sì, oggi porto questo, è perché ti voglio troppo bello. E io per tutti perdono. No, a me non può essere, a me è un'altra cosa. È tuo padre che te lo ordini. No, a me non può essere proprio, perché isso si domava via a spiegare, perché non ero che la puzza e i muschi nulla, ma siccome non si può discolpare, e allora non potevo fare pace, non sono parla proprio. Discolpate, non fare parla. E c'è questa lettera, mi è arrivato poco fa, la capuccia c'è più lunga. Signora, signorina. Leggi. Oh Gesù, ecco, o se vuoi, è un sacrificio, se permetti di fare questo. Allora c'è questa cosa con tuo figlio? Allora sì, ma che non è una cacciata, ma basta. Ma sei contento? Già mi abbracciato tutti e due, finito, mamma, è pure lui, abbracciato, non facite pace. Ma cosa vuoi pure? E a me che lei un abbraccio. E si capisce. Tutti i cuori a stretta. Ci dà verità! Mi piace proprio assai! E come stanno bene! La vera pace della famiglia! Mamma, papà, signori, vi presento Don Peppino Scorza e sua figlia Fifi! Sono vicino, si vuole sposare mia figlia e io consento! E noi pure! Finalmente, ma ci vuoi abbracciare? E qua sono. Oggi mangiate con noi, eh? Una cosa vorrei sapere. Quando mi chiamate i furbi schiavi, la porta ci dà posto. Ma che spinge ci provate a pazzi cose finite?
Cara Don Peppino, dite, noi qua facciamo tutto per finta. Oh. Perché noi qua facciamo Oddio! Thank you.